Dopo una settimana da tutto esaurito nella piazza di San Prospero, a Montagnano è arrivato anche il direttore delle Gallerie degli Uffizi, ospite d'onore al premio di teatro popolare Il Gioco, a lui il premio Il Gioco d'Argento. Durante la serata, prima dell'inizio dello spettacolo della compagnia montagnanese Il Gioco, è stata premiata con Il Gioco d'Argento la compagnia vincitrice della rassegna. Si tratta dell'associazione teatrale Il Carro di Corciano, alla quale è dato anche il premio speciale miglior attore regista a Cesare Giugliarelli. Miglior attore protagonista invece Fabio Cicaloni della compagnia I Teatranti, miglior attrice invece Laura Mazzeschi dei Racimolati ed infine miglior allestimento scenografico alla compagnia Libindoli di Porto Santo Stefano. Il Gioco d'Argento è stato consegnato infine anche ad un'altra ospite della serata, la giornalista, scrittrice, psicoterapeuta Retina Barbara Fabbroni. Si sono chiusi così 11 giorni di teatro e buona cucina.